Buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qui. Scusate, cominciamo perché abbiamo riempito la sala, devo dire, quindi possiamo cominciare seriamente. Intanto io sono Eleonora Faina, sono direttore generale di Anitec Azinform e vi ringrazio moltissimo per la partecipazione così numerosa. Insomma, dopo tanti mesi in cui facciamo eventi in streaming, vedere le persone in presenza ci fa decisamente molto piacere. Permettetemi alcuni ringraziamenti doverosi d'apertura, uno a Confindustria Verona che ci ospita, a Rita Carisano, a Daniele Nepoti di Piccola Industria, poi i presidenti faranno i loro saluti. Io come direttore generale ringrazio i colleghi con cui abbiamo lavorato perché è stato veramente un lavoro importante di ideazione di questo primo incontro che apre poi il roadshow che faremo con Piccola Industria lungo tutto il territorio. Perché abbiamo voluto questo incontro con le imprese, in particolare con le piccole e medie imprese, perché in questi anni come Anitec Azinform abbiamo lavorato moltissimo con il gruppo di lavoro che segue l'intelligenza artificiale su vari temi, dalla regolazione dell'intelligenza artificiale, case studies, poi più avanti durante questo pomeriggio vedrete un po' che cosa abbiamo fatto e cosa vorremmo fare più avanti, però anche perché in questo momento abbiamo due grandi temi. Uno è il PNRR, che come sapete quasi per diciamo metà parla di digitale, direi, e in questo digitale c'è ovviamente una componente importante di intelligenza artificiale che investe numerosissimi settori e non solo la pubblica amministrazione. C'è un tema Industria 4.0 che da 5 anni, anzi 6 anni abbiamo un po' vissuto e abbiamo dovuto, come dire, gestire come associazioni di categoria, come imprese, e oggi forse è il momento di guardare anche a tecnologie come questa, che sono un po' sulla bocca di tutti, che sono su tutti i giornali in questo momento ancora più di qualche anno fa. Non mi dilungo oltre, cercherò semplicemente di dare il benvenuto al nostro presidente Raffaele Boscaini, a cui chiedo di salire per i saluti e che ringrazio nuovamente da parte nostra per la partecipazione. Bene, grazie e buon pomeriggio a tutti gli intervenuti, ovviamente al presidente di Anitec Marco Gai, al presidente nazionale della piccola industria Giovanni Baroni, al presidente di Confindustria Veneto Enrico Cararo e al presidente del comitato regionale della piccola Davide Piol, ma non posso ovviamente dimenticare il regista appunto che è Paolo Enrico qui davanti a me che ovviamente nel suo ruolo a livello nazionale ha voluto appunto mettere in piedi questo tipo di incontro. Devo dire che come Confindustria Verona ci sentiamo onorati di avere questo evento di rilevanza nazionale. Appunto, che parla di un argomento assolutamente di estrema attualità, nell'intelligenza artificiale, per appunto prima di tutto capirla e poi vedere come poterla declinare nelle nostre rispettive aziende. Devo dire che questo per noi rappresenta anche un po' un tuffo nel passato. È stato nominato poco fa l'Industria 4.0. Anche questa è stata presentata qui con la presenza dell'allora presidente Renzi, perché avevamo un coinvolgimento molto importante del nostro, appunto, dell'allora vicepresidente di Confindustria Giulio Pedrollo, è il nostro past president, che appunto ha fortemente voluto questa iniziativa. E da lì devo dire sono nate tante belle cose che abbiamo toccato con mano tutti noi per diversi anni e vogliamo che, insomma, che si possa proseguire in questo solco, anche se tante cose sono state fatte, ma tante ancora se ne possono fare. E dunque, diciamo che come Confindustria Verona, appunto, partendo dall'Industria 4.0, noi abbiamo subito preso molto sul serio questa opportunità e abbiamo attivato appunto il nostro Digital Innovation Hub, che abbiamo chiamato Speed Hub, e quindi una fondazione fatta apposta appunto per durare, perché possa portare i suoi frutti, portare i servizi alle aziende nei tempi a venire, insomma, anche probabilmente
con questi nuovi stimoli di queste nuove tecnologie. E abbiamo un team di 6 persone, di cui 3 sono ingegneri che si occupano appunto di questa implementazione di queste tecnologie nelle nostre imprese. E questo, oltre a questo, abbiamo però anche implementato ovviamente relazioni con le università e un sacco di altre, diciamo, sinergie interne che possono essere di contaminazione o comunque di prendere vantaggio nell'essere all'interno di questo meccanismo che appunto ci porta anche oltre i confini fino in tutta l'Europa. Ecco, quindi io sono contento che possiamo accogliere in questo territorio, diciamo, che mi viene da dire eccellente. Ci sono tante belle imprese, tutte, diciamo, protese verso l'innovazione, e quindi speriamo che sia, anzi sono sicuro, possa essere un nuovo passo, un altro passo sempre in avanti per poter crescere tutti insieme come associazione, come imprese. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, a questo punto i saluti anche del Presidente di Piccola Industria, Giovanni Baroni, che invito a salire sul palco, grazie. Grazie a tutti, buonasera. Allora, questo è il primo di un percorso, di un tour, di appuntamenti organizzati. Ecco qua. Allora, il primo di una serie di appuntamenti organizzati da Piccola Industria con Anitech Asinfor, che si articolerà su 2 anni, quindi un percorso lungo, questo anche legato al fatto che tanti territori hanno manifestato interesse per ospitare questo tipo di evento, che in qualche modo poi cambierà, credo, la propria natura nel prossimo futuro, perché parliamo di argomenti estremamente liquidi che cambiano continuamente forma. Ecco. Allora, per prima cosa anch'io mi unisco ai ringraziamenti molto velocemente, ringrazio il Presidente Boscaini che ci ospita, Paolo Errico che come Vicepresidente di Piccola Industria è stato un po' il motore che ha organizzato questo tipo di eventi, e ovviamente Marco Gai come Presidente di Anitech Asinfor. Allora, in queste settimane l'intelligenza artificiale è diventata di gran moda, infatti siamo assolutamente colpiti dalla partecipazione a questo evento e come è stato accolto. Allora, se vi dico la parola ChatGPT, tutti voi sapete ormai di che cosa sto parlando. Ecco, visto che parliamo di ChatGPT e parliamo di intelligenza artificiale, ho deciso di fargli fare tutto oggi. Cioè, non avevo tempo, ieri ero in viaggio, c'era da preparare il discorso, allora ho chiesto che facesse lui. E gli ho fatto qualche domanda, molto semplice. Gli ho chiesto, mi puoi scrivere un breve discorso su come l'intelligenza artificiale possa aiutare le piccole e medie imprese? E lui mi ha detto, certo, ecco un breve discorso sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese. Vado veloce, signore e signore, l'intelligenza artificiale sta rapidamente diventando una parte integrata della vita quotidiana. Poi va avanti, l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per automatizzare i processi aziendali, come la gestione della fatturazione, la contabilità, può aiutare le PMA a una migliore presenza online, a raggiungere, in definitiva, l'intelligenza artificiale offre molte opportunità per le PMI e investire in questa tecnologia può aiutare a crescere e a mantenere la loro competitività. A questo punto ho chiesto a ChatGPT, ah, molto bene, ma mi potresti fare una chiusura del discorso con una battuta umoristica, cioè giusto per essere, insomma, per chiuderla in modo più brillante? Lei mi ha detto, certo, ecco una chiusura del discorso con una battuta umoristica. In conclusione, l'intelligenza artificiale è senza dubbio una tecnologia che può offrire molte opportunità alle PMI e chi lo sa, forse un giorno le macchine diventeranno così intelligenti che dovremmo iniziare a preoccuparci per il loro futuro, per il futuro del lavoro umano, ma fino ad allora possiamo continuare a goderci i vantaggi dell'intelligenza artificiale e ridere a quelle volte che i chatbot rispondono in modo bizzarro. Allora gli ho chiesto, bene, dammi però un'alternativa, così posso scegliere quella che mi piace di più, me ne fai una con un umorismo più tagliente? E l'intelligenza artificiale ha capito la parola tagliente.
In conclusione, l'intelligenza artificiale è indubbiamente una tecnologia che può offrire molte opportunità alle PMI italiane. A volte mi chiedo se siamo davvero pronti per lasciare che le macchine prendano il controllo. Immaginate solo il giorno in cui i robot inizieranno a reclamare il loro diritto alla pensione. Ma fino allora possiamo solo sperare che l'intelligenza artificiale ci faccia risparmiare tempo e fatica. E quindi che cosa emerge? Insomma, io subito sono rimasto abbastanza colpito, perché l'intelligenza artificiale ha capito quello che stavo dicendo, ha capito le mie battute e mi ha seguito, ed è stata anche oggettivamente efficace dal punto di vista umoristico, aspetto che credevo non possedesse o non riuscisse a simulare. Allora, per prima cosa direi, visto come ha lavorato, io ho finito l'intervento di oggi, e oltretutto abbiamo capito che l'intelligenza artificiale ci fa risparmiare un sacco di soldi, perché insomma tutti i viaggi che dobbiamo fare noi di Confindustria li possiamo risparmiare, intanto ci pensano loro. E anche è molto spiritosa. Però al di là delle battute, credo che in modo un po' popolare si capisce che cosa, a livello a cui siamo arrivati. E siamo solo all'inizio. Qui si vede solo una parte dell'applicazione dell'intelligenza artificiale, cioè quella semantica cognitiva, cioè riconosce il linguaggio, è solo uno degli aspetti, magari neanche quello che potrà essere utilizzato maggiormente all'interno delle nostre imprese. In verità c'è molto di più e ci sarà molto di più. In verità l'intelligenza artificiale non è una cosa nuova, gli addetti ai lavori lo sanno. Anno d'inizio 1956 viene genericamente individuato, la prima volta che si è iniziato a parlare di intelligenza artificiale, e il grande pubblico ha iniziato a conoscerla nel 68, quando è stato Kubrick, ha fatto 2001 Odissea nello spazio, e c'era al 9000, no? Il primo esempio di intelligenza artificiale, che poi ha avuto un esito non particolarmente amichevole, però è la prima volta che il grande pubblico ha capito che cosa poteva essere. Sono passati 55 anni. E quello che è successo in questi 55 anni è che le attese che questa intelligenza artificiale fosse tale sono state tradite, cioè i tempi sono stati molto più lunghi di quanto si pensasse e si sperasse. Oltretutto, assieme all'intelligenza artificiale si è cominciata anche a interrogarci sui problemi etici di questa cosa, forse ancora prima di che fosse matura, voglio dire, al 9000 poneva già dei temi che, anche se non era tale, e andiamo indietro di 55 anni. E anche nella divulgazione, allora come non ricordare ad esempio le leggi della robotica dei romanzi di Isaac Asimov, che di fatto definiscono un limite etico ai sistemi senzienti, che ovviamente oggi non abbiamo e non avremo secondo me per lungo tempo. Oppure per gli amanti del genere vi ricordo Skynet di Terminator, che in pochi giorni prese il controllo di tutto il pianeta. Però i problemi etici oggi più che altro non si pongono sulla intelligenza artificiale, ma come noi utilizzeremo l'intelligenza artificiale. E su questo non posso che non ricordare l'Artificial Intelligence Act della UE del 2019 o l'Argoletica lanciata dal Vaticano a gennaio 2023. Quindi ci si è posti il problema di come possa essere etico l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché con l'intelligenza artificiale si possono mappare i nostri comportamenti sociali, possiamo assegnare a ognuno di noi uno scoring, e come questo possa essere utilizzato dalle organizzazioni o dai governi è un punto di domanda. In alcuni governi questo già avviene. Allora, se ci sono questi timori, significa che questo strumento, oltre che essere in evoluzione e in miglioramento, è anche evidentemente molto potente, perché se ci si pone tutti questi temi prima ancora che sia completamente compiuto, evidentemente è molto potente. E credo che l'accesso democratico a questa risorsa è la chiave e la soluzione dell'argomento. È una cosa che ovviamente oggi sembra possibile, soprattutto in una cultura aperta e liberale come la nostra. Questo è un elemento di garanzia. E le piccole e medie imprese dal punto di vista economico sono e saranno i maggiori fruitori, perché attraverso questo strumento si può recuperare efficienza nei processi, eseguire attività che tradizionalmente un software non poteva risolvere, perché è in grado di fare cose complesse velocemente come storicamente fanno i software e in modo sempre esatto come tradizionalmente fanno i software, però questa volta in modo estremamente complesso riesce ad adattarsi.
Quindi potremo leggere un testo, smistare delle informazioni, capire delle tendenze, analizzare dei dati. Ovvio che anche noi imprenditori non dobbiamo stare fermi ad aspettare, ma dobbiamo interrogarci su come l'intelligenza artificiale possa aiutarci a far crescere le nostre imprese e, quando serve, chiedere un supporto a chi ne sa di più. E per questo ovviamente ci sono le associazioni, cioè lo scopo di questo evento, cioè l'associazione nazionale, l'associazione di categoria, ci sono i Digital Innovation Hub. D'altronde, il livello di digitalizzazione delle nostre piccole e medie imprese in Italia rimane comunque limitato, c'è un gap, no? Già nelle assise che abbiamo fatto a giugno di piccole industrie avevamo individuato sulla transizione digitale uno degli elementi chiave su cui dover operare, perché c'è molto gap da dover andare a colmare. Giusto per darvi qualche numero, solo il 5% delle piccole e medie imprese oggi in Italia, dico che sta utilizzando l'intelligenza artificiale, o diciamo sta pensando o valutando, facendo i primi tentativi di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ora, io però sono certo, c'è molta strada da percorrere, ma sono certo che questo processo sarà un processo tipo esponenziale, cioè aumenterà, e credo che la partecipazione a un evento come quello di oggi ne sia la dimostrazione. Insomma, siamo solo all'inizio e auguro a tutti un buon viaggio. Grazie. Grazie. Grazie, grazie Presidente. Siccome, come vedete, in questa giornata ha vari partner confindustriali, chiedo anche al Presidente Carraro se ha piacere di fare un brevissimo saluto. E la invito con Confindustria Veneto. Questo evento è anche un pezzo di Confindustria Veneto, quindi buongiorno, Presidente Carraro oggi era qui per sentire, non per parlare, perché si impara. È un argomento molto importante, è un argomento che stiamo affrontando anche nella mia azienda, soprattutto in alcuni stabilimenti dove stiamo aumentando in modo importante il livello di automazione, che a noi serve per un problema di, e serve a noi, ma serve anche al paese, per un problema di produttività, ma anche da queste parti per un problema, non ce lo dobbiamo nascondere, di difficoltà e per sopperire alle risorse umane, che saranno sempre più un bene che sta diventando sempre più scarso. Quindi vi do da parte mia, anche in Veneto, il benvenuto. Sono stato contento di trovare una sala così piena, scusatemi, così c'è anche un'ampia presenza, un'età anagrafica molto importante, vasta, quindi è bello che vedere i giovani che partecipano a questo tipo di eventi. Mi fa piacere che questa prima tappa sia stata fatta qui in Veneto, perché c'è una forte volontà in questo territorio di anche anticipare questo tipo di operazioni. Ha fatto bene prima il presidente Boscaini a ricordare come qui a Verona, e ricordo l'amico Giulio Pedrollo, che era vicepresidente di Confindustria, dove fu avviato quel programma 4.0 di Confindustria. E mi fa anche particolarmente così piacere che l'idea parta e il seme venga un po' innestato dalla piccola, perché soprattutto anche nelle dimensioni e nelle esperienze delle aziende medio-piccole, dove secondo me questo tipo di operazioni, questo tipo di investimenti possono avere una presa più veloce, una presa maggiore, e anche ad essere poi di esempio e di traino alle aziende più grandi, che sono più complesse, che hanno dinamiche anche di investimenti diversi. Quindi è un valore che in questo momento all'interno del nostro sistema dà anche la piccola industria a favore di tutto quanto il sistema industriale. Avevo detto che ero qui per sentire, basta. Sono andato un po' oltre. Grazie, grazie comunque. Grazie Presidente. Ok.
Chiusi i saluti istituzionali, vi ringrazio molto. Ovviamente io terrò il mio lavoro anche facendo gli discorsi che scrivo per Marco Gai, qua, anche con ChatGPT, quindi spero di non essere licenziata domani mattina. Quindi chiederei a Roberto Saracco di salire su, entriamo un po' nel vivo della nostra, nel nostro pomeriggio. Roberto è il nostro coordinatore del gruppo di lavoro sull'intelligenza artificiale, è un enorme esperto di AI e di tanti temi dei dati, quindi presentati da solo e a te la parola. Grazie Roberto. Va bene, grazie. Io sono quasi veneto di adozione, ho cominciato a lavorare a Mestre tantissimi anni fa, sono stato lì 10 anni, poi sono andato in giro da altre parti, avevo nostalgia, sono rientrato a Venezia per altri 10 anni e poi sono stato 8 anni a Trento, quindi mi considero un pochino, anche se la parlata non è esattamente quella che vi aspettereste. Dunque, io vorrei in questa breve presentazione cercare di chiarire che cos'è l'intelligenza artificiale e come questa può aiutare effettivamente le imprese e come le sta già aiutando, quindi non stiamo parlando di futuro, e anzi vorrei iniziare a parlare con un pizzico di storia. Perché? Perché sono vecchio e sono molto più credibile se parlo di storia che non se parlo di innovazione al futuro. Allora, siamo partiti con un sogno. Queste persone che vedete qui sono quelle che erano state citate nell'intervento, questa famosa conferenza di Dartmouth, dove c'è Shannon, c'è Minsky, sono talmente vecchio che vi posso dire ho lavorato anche con loro, quindi questo vi fa capire effettivamente quanti anni ho. Ebbene, il sogno qual era? Era quello di avere una macchina in grado di essere intelligente. E queste macchine erano macchine enormi allora, occupavano molto di più di questa sala ed erano anche estremamente lente se le paragoniamo a quelle di oggi. Ma questo era l'idea, il sogno, ricreare l'intelligenza in una macchina. Ebbene, si è lavorato tantissimo, si è arrivati a un certo punto a dire è una cosa troppo complicata. Vediamo di delimitare le cose, facciamo un qualcosa che sia intelligente ma solo in un settore molto specifico. Abbiamo chiamato i sistemi esperti e sono effettivamente venute fuori questi sistemi esperti, ma ancora si capiva molto bene che non era assolutamente intelligenza. E qualcuno ha cominciato a dire ma è perché noi dobbiamo trovare un algoritmo che rappresenti quello che è l'intelligenza, anche senza sapere esattamente che cos'è poi l'intelligenza. E quindi si è addirittura arrivati a dire non possiamo neanche scrivere le istruzioni a questo software col software che usiamo tutti i giorni, no? Allora c'era l'assembler, ricordate. Dobbiamo inventare qualcosa di diverso, si è inventato il Prolog, no? Tra l'altro citavate HAL, no? 2001 Odissea nello spazio, allora si usava proprio l'assembler e in una scena di questa 2001 Odissea nello spazio il capitano chiede ad HAL ma tu sei un calcolatore incredibile, intelligentissimo, dice ma quale sarà il futuro, quale sarà il calcolatore più intelligente di te? E HAL che cosa gli risponde? HAL più 1, per chi sa l'assembler, perché allora sapeva l'assembler, HL più 1 viene IBM. Quindi questo qui era uno spot, no, subliminale che era stato dato. Questo per dire a che livelli di programmazione si era quella cosa. Oppure c'era qualcun altro come Minsky che diceva ma l'intelligenza alla fine è soltanto buon senso. Non dobbiamo fare dei voli pindarici. Se noi riuscissimo a fare un calcolatore che capisce che con una corda tu puoi tirare un oggetto ma non lo puoi spingere, abbiamo già fatto un passo avanti. E mette in piedi un sistema per raccogliere tutte pillole di buon senso, ne raccoglie più di 4 milioni, sperando che con queste pillole si riesca effettivamente a fare una macchina che a questo punto, se non altro, non è scema, no? Ma ha quel buon senso limitato. Poi siamo arrivati a una fase ancora successiva con Sun, che dice, no, ma se noi riusciamo a costruire una macchina che è fatta proprio come il cervello, quindi con tutte le connessioni e tutto, allora questa macchina diventa intelligente e nasce la Connectomics, quindi questa nuova branca. In realtà poi tutto questo va a finire un pochino su una strada morta e anche i progetti europei, il progetto The Brain, un flagship project, no, dell'Europa, che aveva tra i suoi obiettivi anche quello di capiamo il cervello per riuscire a replicarlo nella macchina, no? Si vede che arrivano un pochino a una strada chiusa. Ma quello che viene fuori è in parallelo un'enorme quantità di dati che si trovano a essere disponibili e un'enorme capacità elaborativa di lavorare su questi dati. E si cominciano effettivamente a sviluppare delle inferenze, delle deduzioni da questi dati.
E qui abbiamo la svolta nell'intelligenza artificiale, che è quello che abbiamo sostanzialmente oggi. È quella che si chiama anche intelligenza artificiale nel grande. Perché? Perché si parla di tantissimi dati e tantissima capacità elaborativa, che tra l'altro succhia un'enorme quantità di energia elettrica, no, per sviluppare queste cose. E però quello che stiamo vedendo proprio in questi ultimi anni, due anni direi sostanzialmente, è che nasce anche l'intelligenza artificiale nel piccolo, ed è quella che serve a noi come imprese, come piccole imprese. Noi non possiamo pensare di crearci i mega centri di Amazon, di Google, no, per fare intelligenza artificiale, e quindi siamo tagliati fuori. Ma non è più così, perché adesso si riesce effettivamente a sviluppare intelligenza artificiale nel piccolo, e questo sogno che è diventato realtà è una realtà che sta generando tantissimi soldi e ne genererà ancora di più. Qui vedete le stime che vengono fatte: al 2030 15.700 miliardi che saranno portati a livello mondiale in più a quello che è il GDP a livello mondiale come stime. In Europa c'è una fetta da 2.500 miliardi, che non è male. Le competenze che servono, beh, se noi andiamo a vedere la lista delle 100 organizzazioni più brave nel settore dell'intelligenza artificiale, scopriamo che ce ne sono 32 in Europa, 30 negli Stati Uniti, di meno in Cina. Quindi non è che siamo messi male in termini di competenze, ma quello che ci manca, soprattutto in Europa e ancora più soprattutto in Italia, è la capacità di applicare queste cose. Finché queste cose rimangono lì appese, dice: ah, guarda quanto sono bravi quelli. No, dice: ma io devo fare un pezzo, no? E mi serve sta roba o non mi serve? Quindi è questo il salto che bisogna effettivamente fare. L'Europa sta anche lavorando su questo versante col Digital Europe, vedete i soldi che si stanno investendo. E forse tra tutti questi soldi quello più importante è quello sulle competenze digitali, cioè capire effettivamente ma che cosa possiamo farci con queste cose. Ora, l'IA al servizio delle imprese, com'è che entra? Beh, entra in modo abbastanza spontaneo. Quando parliamo di un'impresa che cerca di spostarsi sempre di più dal mondo degli atomi a quello dei bit. Ma perché si sposta? Perché i bit costano meno, perché è più facile lavorare con i bit, perché una volta con il bit ti do il mio bit, tu ce l'hai ma ce l'ho anch'io, no? Quindi il costo del bit scende drammaticamente, lo posso mandare da qualunque altra parte. È la trasformazione digitale, e la trasformazione digitale, generando tutti questi dati, dà il carburante all'intelligenza artificiale per poter essere costruita. Ma vale anche il reciproco. Una volta che noi inseriamo intelligenza artificiale nelle nostre imprese, la nostra impresa comincerà a generare ancora più dati di quelli che produce adesso, no? E questo sono quelli che si chiamano i metadati che vengono prodotti. Non solo, poi diventa possibile anche utilizzare dei dati finti, quelli che si chiamano sintetici, con cui partire per addestrare la nostra intelligenza artificiale. Sapete, uno dei problemi che ci sono oggi è quello proprio di attribuire all'intelligenza artificiale, a questo cervello nascosto da qualche parte, dei dati che sono presi dal territorio, che sono presi dalle persone, e quindi andare in qualche modo a violare quella che è il diritto di proprietà di questi dati, piuttosto che la privacy delle persone, eccetera. Con i dati sintetici si evitano un pochino questo tipo di cose. Quindi c'è sia da una parte i dati sintetici, dall'altra parte i metadati. E poi l'elemento fondamentale, si costruiscono quelli che sono gli spazi dati, che diventano per le imprese un modo per fare ordine all'interno. Nelle nostre imprese oggi noi abbiamo tantissimi dati, ma sono un po' di là, un po' di là, uno nel cassetto, non sappiamo neanche come si collegano tra di loro, sono disomogenei, difficile relazionarli l'uno all'altro. Gli spazi dati consentono di mettere un po' di ordine in questa cosa, ma soprattutto consentono anche poi di aprire questi dati alla catena del valore, a monte e a valle, e consentono di generare quelli che si chiamano gli ecosistemi, cioè avere altre imprese che investono in questo spazio, e investendo in questo spazio fanno soldi loro, ma creano valore laterale anche per noi. L'elemento che vedete qui rappresentato è sostanzialmente quello che vedete: passiamo dagli atomi, andiamo ai bit. Una volta che abbiamo i bit possiamo farci tante cose, no? Quindi questi sono i dati, e possiamo farci sopra delle modellazioni, possiamo andarli a vedere, possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale per andare a capire cosa succede. E poi, siccome i bit non si vedono, possiamo utilizzare l'augmented reality piuttosto che la virtual reality per vedere, passeggiare in questo spazio digitale che oggi sempre di più chiamiamo metaverso. E si chiama metaverso come Second Life, la vendetta, no? Se andiamo nell'entertainment, piuttosto che metaverso industriale, che è quello che ci interessa molto più da vicino,
perché è quello che ci consente di fare una progettazione distribuita, che ci consente di prendere dei semi lavorati concettuali, inserirli nella nostra impresa e di lì sviluppare un prodotto che è sempre più complesso, competitivo e che possa evolversi nel tempo, perché tutta la progettazione che facciamo in digitale utilizzando questi strumenti di intelligenza artificiale si presta poi a crescere nel tempo e a diventare un continuo che va avanti. Ora, ci sono tre tipi di intelligenza artificiale che credo ci debbano riguardare da vicino come imprese. Una è quella embedded, che abbiamo già. Tutti voi in tasca avete un telefonino nella borsetta e lì avete l'intelligenza artificiale, no? Il telefonino, quando fa la foto, ha un mare di intelligenza artificiale per riconoscere le facce, per mettere a fuoco, eccetera. Quindi, e nelle nostre imprese ovviamente ce l'abbiamo. Quando compriamo un robot, quando compriamo un pacchetto software per fare analisi di andamento del mercato, ecco, tutte queste cose in qualche modo hanno intelligenza artificiale dentro. Possiamo avere queste cose, vedete, qui c'è una lunga lista, no, di cose che ci arrivano come pacchetti chiusi e hanno intelligenza artificiale. Perché è importante comunque sapere questo? Perché se noi sappiamo che in un pacchetto che acquistiamo c'è dentro intelligenza artificiale, possiamo fare delle domande e andare a chiedere: ma com'è che funziona sta roba? Qual è la trasparenza di questo? Ma siamo sicuri che il risultato 2 più 2 fa 4 e non fa 5, no? Andare quindi a capire com'è che si svolge il processo. Ma soprattutto possiamo cominciare a capire come si può alimentare questo motore che è embedded per fargli fare sempre più cose e farlo adattare a fare sempre meglio. Perché una delle cose fondamentali dell'intelligenza artificiale di questi tempi è il fatto che impara. E quindi man mano che la usiamo, impara come la usiamo e dovrebbe fare sempre meglio. Allora dobbiamo dirlo al fornitore: noi vogliamo un'intelligenza artificiale che impari, perché man mano si adatta a me, quindi non a scatola chiusa, ma che vada avanti. Poi abbiamo l'intelligenza artificiale in the large, cosiddetto, no? Dove abbiamo dei sistemi enormi che consentono di addestrare l'IA. Vedete, qui ci sono un'immagine utilizzando 28 milioni di immagini, 2 miliardi, 4 miliardi di immagini, per riuscire a capire sempre meglio queste immagini e crearne di nuove, quei sistemi Midjourney, Stable Diffusion e così via. E poi abbiamo ancora dei sistemi, quelli citati prima, no? ChatGPT, eccetera, che fanno questo. Tra l'altro non so se avete visto, soltanto 2 giorni fa è uscito fuori un sondaggio di McAfee in cui hanno chiesto a 5.100 maschietti, dice: userai ChatGPT per scrivere la card di San Valentino alla tua dolce metà? Ebbene, il 42% ha detto di sì, utilizzeranno ChatGPT. Quello che è interessante, a me, che a me ha colpito, è il fatto che il 10% di quelli che hanno detto di sì, quindi tutto sommato una percentuale bassa, però il 10% ha dato come motivazione che utilizzerà ChatGPT per scrivere la lettera d'amore alla fidanzata, alla compagna, il fatto di tanto non se ne accorge. Allora, questo è estremamente interessante, no? Perché vuol dire che stiamo riponendo nell'intelligenza artificiale una fiducia veramente enorme, no? Sul fatto che riesca in qualche modo a duplicare quello che è che noi facciamo. L'intelligenza artificiale nel piccolo è quella che ci interessa forse più da vicino, cioè capire come facciamo noi aziende, che abbiamo tantissimi dati che arrivano dai fornitori, dalla progettazione che facciamo, dalla produzione tramite l'IoT, il feedback che arriva dai clienti, eccetera, e che aggreghiamo in un storico che quindi si evolve nel tempo, come facciamo a utilizzarla per dare valore. E vedete che i dati all'inizio hanno sostanzialmente pochissimo valore, no? Sono una commodity, ma se io riesco a inserire intelligenza su questi dati, no? E a capire come mai sono così, e poi a capire ma che cosa succede se io non faccio niente, no? Quali sono gli aspetti predittivi, e allora il passo di ulteriore valore, che cosa potrei fare, no? Per riuscire a cambiare la situazione. Ecco, tutte queste cose sono tecnologie che oggi, alimentate dall'IA, sono disponibili e si possono gestire a livello delle aziende. Possiamo creare all'interno delle aziende i digital twin, che sono il sistema proprio per fare un po' di simulazione, per farli interagire e scoprire prima che cosa potrebbe succedere o che cosa potrei far succedere. E quindi passiamo agli esempi di uso. Beh, abbiamo i chatbot, no? Che sono queste cose odiosissime che ti chiamano e tu dici digita 1 se è, digita 2 se è, tremendo, ma si stanno evolvendo rapidamente perché sono in grado di parlare in linguaggio naturale, perché gli puoi raccontare la tua storia, cominciano a essere applicati, che io sappia, almeno da 2 grandi aziende a livello internazionale nel settore sanitario, in cui sostanzialmente tu telefoni
e non devi neanche dirgli sono Roberto, mi sento mal di pancia e queste cose qui, no? Ma direttamente gli dici ho mal di pancia. Perché? Perché man mano che tu gli telefoni, questo si crea la digital signature, cioè conosce la mia voce. Come quando voi chiamate un amico, mica gli dici ah sono, no, cioè lo incontrate, lo vedi, sai chi è, no? E lui sa chi sei tu. E man mano che vai avanti con questa cosa, questo impara sempre di più. Ne sa molto di più del vostro dottore che vedete una volta al mese o una volta ogni due anni, no? E effettivamente, anzi loro ti stimolano, chiamalo, chiamalo anche 20 volte al giorno, tanto quello lì è sempre pronto a rispondere, non c'è problema. E conosce sempre più di te ed è sempre più preciso quindi nelle risposte. Quindi il primo livello di cosa. Ma queste cose si possono utilizzare benissimo anche a livello delle nostre imprese, anche se non facciamo sanità, per parlare con i clienti, per dare il supporto. Perché quando trasformiamo, e lo stiamo facendo, quando passiamo dal prodotto fatto di atomi, lo passiamo in bit e poi lo riportiamo in atomi, ma abbiamo ancora questi bit, possiamo usare questi bit per fare servizi. E quindi i prodotti si stanno man mano sempre più trasformando anche in servizi aggiunti. E allora con i servizi il rapporto col cliente è completamente diverso, perché devi interagire col cliente, devi dargli assistenza, ma questo una volta sarebbe costato un mare di soldi. Applicando l'intelligenza artificiale puoi cambiare radicalmente questo e puoi stabilire un rapporto col cliente molto molto stretto, in cui il cliente si riconosce. E attenzione, la svolta qui qual è? È il fatto che tu puoi dare un digital twin al tuo cliente in modo tale che i dati siano sempre i suoi. Non hai problemi col GDPR, no? Che non puoi tenere i dati del cliente a casa tua, conoscere sempre più. No, tu glielo dai, gli dai gli strumenti per essere lui a interagire attraverso il personal digital twin con la tua azienda. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che si separano i due mondi, da una parte, dall'altra crei fidelizzazione, perché lui quando parla con quello sa che con te parla bene, e hai un cliente che è sempre più smart. Quante volte noi spendiamo soldi perché abbiamo i nostri clienti che ci fanno dannare e chiedono delle cose che non stanno in cielo né in terra? In queste interazioni continue invece diventa sempre più smart. Possiamo utilizzarlo per generare documenti, abbiamo visto un esempio prima del presidente per preparare le cose, ma possiamo utilizzarlo come documentazione di prodotto, pubblicità, fiere, manifestazioni, creare dei corsi di aggiornamento, aggiornare i siti aziendali, no? Lì vedete un'immagine di un esempio creato dall'intelligenza artificiale di un website, eccetera. Sono tutti tagli ai costi e ai tempi che sono di interesse a tutti noi. Possiamo usarlo a supporto della produzione, avremo poi degli esempi anche su questa cosa, ho avuto modo di parlare con qualcuno di voi, per il controllo della qualità, per la manutenzione predittiva. Ci sono delle aziende qui in Veneto che vendono i telai per fare la stoffa in Pakistan. Sono macchine complicatissime e che hanno bisogno di una manutenzione che sia tale per cui non si fermano mai, perché lavorano 360 giorni all'anno, di continuo, 24 ore al giorno. Quindi deve avere manutenzione predittiva e devi avere intelligenza artificiale, deve avere digital twin per gestirli a Treviso queste cose. L'altro elemento che vi voglio dare è quello della gestione della conoscenza. Noi abbiamo aziende che sono smart, ma sappiamo che la competizione ci porta a dire che devono diventare sempre più smart e quindi dobbiamo lavorare in questo senso, dobbiamo cercare di capire come alimentare le conoscenze interne, come continuare a farle crescere. Sappiamo che la nostra azienda deve avere delle conoscenze al di là di quelle che sono le conoscenze delle sue persone, perché deve essere strutturalmente essere un'azienda che anche se uno va via rimane, no, sul mercato. Ecco, questo può essere gestito attraverso intelligenza artificiale, attraverso quello che si chiama l'intelligenza esterna, che viene messa a disposizione costantemente delle nostre persone che lavorano per aumentare la loro capacità. E al tempo stesso questa intelligenza esterna alimenta quello che è la competenza, l'intelligenza dell'azienda, che consiste, come vedete, dalle persone ma anche dalle macchine. E anche le macchine si trovano un'intelligenza aumentata in questo modo, perché tu passi sempre dal cyberspace in cui non ci sono dei confini geografici, è tutto lì, è tutto con te, e quindi le tue macchine migliorano perché c'è un'azienda da un'altra parte che ha avuto dei problemi su quelle macchine, ha risolto quei problemi e ti può passare questa informazione. Piattaforme tipo MindSphere fanno esattamente questo, consentono di gestire le cose. Arup, un'azienda che è leader, presente in 150 nazioni, che costruisce palazzi, oggi migliora il rendimento del singolo palazzo. Prima li costruiva solo, adesso dà servizi di manutenzione. Come fa a migliorare? Perché da Dallas scopre che ci sono dei problemi che sono stati risolti così, e allora li riporta su Boston piuttosto che su Milano.
È questa la svolta che c'è, il passare attraverso l'intelligenza artificiale. In Anitech Assinform abbiamo un gruppetto che si occupa di intelligenza artificiale grazie alla partecipazione di svariate industrie. È un gruppo che è aperto a tutte le industrie associate, però le pubblicazioni che genera sono ovviamente aperte a tutti, no? Quindi vengono pubblicate e siamo ovviamente apertissimi, no? A ricevere stimoli, suggerimenti da qualunque parte questi vengano. Le riunioni sono con cadenza mensile, c'è un confronto di esperienze continuo e delle proposte per facilitare poi l'adozione di IA. Perché io vi ho detto fino ad oggi, fino adesso, che è facile l'IA, è bella l'IA e tutto, ma è anche un gran casino. Cioè bisogna saperle gestire, no? E quindi bisogna avere proprio queste cose che facciano vedere il bianco ma anche il nero. E tante volte il nero è più importante del bianco, no? Per riuscire effettivamente poi a fare le cose. Abbiamo scritto già dei white paper, ce n'è un altro in fase di elaborazione che parlerà soprattutto dei case study e quindi può essere di interesse abbastanza ampio. Vengono fatte le pubblicazioni su stampa nazionale, incontri con le istituzioni e questo è un esempio del roadshow, no? Portare l'intelligenza artificiale in campo. A questo si aggiungono gli IA Talks, che non ho capito perché IA in italiano e Talks in inglese, comunque, vabbè, diciamo, c'è stato questo mix di due culture che tende a dire parliamo un po' di IA, ma parliamo in modo allargato da tanti tanti punti di vista. Infine, per fine febbraio sostanzialmente sarà attivato un blog su cui stiamo già ricevendo i contributi, anche questi sono aperti sostanzialmente a tutti. E quello che speriamo è di poter essere un punto di riferimento non per fare like, ma per riuscire a contribuire a generare effettivamente consapevolezza e quindi dare una mano in un settore che è assolutamente importante. Se avete ancora voglia di sentirmi, di parlare, contattatemi, okay? Io sono più che disponibile. Grazie a tutti. Grazie Roberto. Prima di aprire la tavola rotonda, forse già ChatGPT sostituirà me, ma probabilmente la passione con cui Roberto Saracco ci ha regalato questa presentazione non sarà sostituibile. Noi gli dobbiamo tantissimo in associazione per l'impegno che ci assicura, per la dedizione e anche per l'enorme competenza che offre oggi a voi, ma a noi tutti i giorni. Quindi da parte nostra, mia e della struttura, veramente un grandissimo e anche del presidente, ma magari lo dirà dopo negli speech che ho preparato io per... Allora direi che possiamo aprire la tavola rotonda. Roberto ha già anticipato il fatto che l'impegno che abbiamo voluto condividere con piccole industrie è quella di parlare con i territori facendo parlare le imprese. Una delle cose che abbiamo imparato in questi anni di lavoro è che quando le imprese parlano tra loro e si testimoniano reciprocamente si capiscono di più e noi non li annoiamo invece con chiacchiere che non danno troppa concretezza, visto che la concretezza è un valore e anche un elemento di produttività. Quindi io chiamerei a salire sul palco qui con me Emanuele Barausse, direttore operativo di Barausse. Perdonami la mancata pronuncia, Barausse l'ho detto bene una ma non due. Prego. Cristina Corradini, amministratore delegato di Marmi Corradini Group. Federico Furlani, amministratore delegato di Simem. Andrea Guderzo, socio amministratore di Volteco. E Roberto Valmassoi, CEO di Tema Optical. Allora, hanno tutti il terrore del fatto che nella preparazione di questa tavola rotonda gli ho detto mi raccomando i tempi, adesso chiederò a ChatGPT di intervenire anche su questo, no, abbiamo deciso insomma di fare questa chiacchierata chiedendo a loro di fare una presentazione delle loro attività. Io, ecco sì, infatti vi passo il puntatore, questo vi dovrebbe servire, perfetto. Diciamo che vi presentate voi nel vostro lavoro. Noi faremo chiaramente l'unico valore aggiunto che abbiamo voluto tirare fuori è di, secondo me, abbiamo due grandi opportunità. La prima è di parlare di realtà del territorio, quindi comunque anche di distretti industriali e di territori che esprimono eccellenze italiane. La seconda anche di vedere come insieme ci sono qualcosa che Roberto ha descritto che diventa poi concretezza nelle vostre aziende. Quindi ci diamo del tu in questa tavola rotonda, quindi a te Manuel. Direi che abbiamo prima il video, abbiamo un piccolo video di presentazione. Eccoci qua.
Allora, io oggi non sono qui a parlarvi di intelligenza artificiale, quindi, ma sono qui a parlarvi di come da 3 anni ci stiamo preparando per arrivare all'intelligenza artificiale o a utilizzare le opportunità che questa ci può dare. Come avete già sentito, per noi l'intelligenza artificiale se priva di una base dati e di algoritmi costruiti non può dare nessun risultato. Quindi vi racconterò come noi abbiamo evoluto un po' il concetto di industria 4.0 e di digitalizzazione dei dati alla ricerca di massimizzare quello che erano il nostro processo produttivo, ma soprattutto per essere pronti adesso ad approcciare il mondo dell'intelligenza artificiale. Come avete visto, noi produciamo porte per interni, altamente personalizzate, quindi non abbiamo bassissima ripetibilità di prodotto. L'anno scorso abbiamo prodotto circa 50.000 articoli personalizzati e gestiti in circa oltre 500.000 fasi di lavorazione. Questo comportava in passato un tempo enorme nella gestione e nella registrazione dei dati. I dati venivano registrati male perché erano demandati all'operatore, che quindi, oltre a perdere tempo, sappiamo che poi le registrava a suo modo, nel modo non corretto, e avere dati non normalizzati, non corretti, poi non ci permette di fare delle comparazioni e di utilizzare il dato per avere risultati inconfutabili. Come abbiamo pensato di risolvere il problema? Cosa ci serviva? Ci siamo posti la domanda: cosa ci serve per efficientare il processo? E la cosa che più ci siamo posti era automatizzare il più possibile il monitoraggio della produzione, il trasferimento dei dati che avevamo a sistema alle macchine e ai reparti produttivi, la registrazione dei dati che abbiamo visto prima, il tracciamento del processo produttivo, quindi rintracciare il prodotto all'interno del processo, e sfruttare l'opportunità che avevamo, visto che abbiamo tutte le macchine interconnesse, sfruttare maggiormente questa potenzialità, perché di fatto poi sì, colleghiamo le macchine al sistema, ma se poi non sfruttiamo la potenzialità che ci offre, non ne ricaviamo beneficio. Come abbiamo pensato di risolvere tutto questo? In modo molto, molto semplice. Abbiamo adottato dei tag RFID, quindi all'interno di tutti i nostri prodotti sono inseriti queste etichette che vedete, RFID a bassissimo costo, le inseriamo all'interno dei prodotti, nella prima fase di lavorazione, in tutti gli impianti, linee produttive, anche nei banchi manuali di lavorazione sono state installate delle antenne RFID, di lettori che rilevano il passaggio del pezzo. Abbiamo installato dei PLC a bordo macchina di queste postazioni, di queste linee. Perché PLC? Perché in contemporanea al passaggio del pezzo e quindi all'identificazione del pezzo andiamo a registrare dai PLC delle macchine o da sensori tutti i dati che ci possono essere utili per analizzare il processo, poi ne metto più nel dettaglio. Abbiamo creato un'interfaccia a bordo macchina per gli operatori per trasferire tutte le informazioni che avevamo a sistema e creato un software di supervisione del sistema che ci permetteva di avere uno scambio continuo con i dati da gestionale, ma soprattutto avere i primi riscontri dai dati che analizzavamo, perché comunque un dato analizzato bene può portare subito dei benefici. Vi spiego velocemente, spero un brevissimo tempo, quindi cerco di correre, come funziona un po' tutto il sistema. Un'altra cosa, in fase di inserimento ordine noi andiamo a creare subito, con degli algoritmi, tutte le distinte basi dei nostri prodotti, i cicli di lavoro e tutte le stringhe dati necessari poi alle macchine per lavorare quei pezzi. Colleghiamo questo ordine di produzione in modo univoco un RFID, che è quello che poi viene applicato sul prodotto nella prima fase di lavorazione.
Quindi cosa succede? Man mano che il pezzo attraversa la nostra produzione, in ogni macchina viene attraversata, macchina, come vi ho detto, linea o banco di lavorazione, cosa facciamo? Registriamo l'RFID, trasferiamo nell'interfaccia a bordo macchina, può essere un PC o come avete visto con l'interfaccia, i dati relativi al pezzo che sto lavorando, registriamo la data di inizio di lavorazione, registriamo tutti i parametri tecnologici che ci possono interessare, quindi può essere temperature, pressioni, assorbimenti, a seconda del tipo di processo, colleghiamo e andiamo a pescare i dati che possono essere utili all'analisi del processo. E questo lo facciamo pezzo per pezzo. Registriamo, poi va bene, se sempre cose visualizziamo, visto che abbiamo sfruttiamo tutte le opportunità che ci viene aperto questo sistema, quindi di quel pezzo visualizzo a video il disegno tecnico del pezzo che può essere utile all'operatore per le verifiche, ma soprattutto trasferiamo tutti i parametri di quel pezzo alla macchina. Quindi il nostro concetto è: bene, lavoro il pezzo, visto che è un RFID, non deve essere l'operatore che carica i dati del pezzo nella macchina, ma è direttamente il pezzo che tramite RFID segnala alla macchina i suoi parametri di lavorazione. Questo risolve un sacco di problemi, intanto velocizza il tempo perché non ho un operatore che deve programmare le macchine, ma gli arrivano già tutti i dati della macchina, e soprattutto evitiamo l'errore umano, che è la cosa fondamentale quando si va a produrre 50.000 articoli tutti diversi, non c'è tempo di fare il pezzo di prova. Stessa cosa, predisponiamo l'etichettatura anche lì in modo autonomo, come avete visto in una fase del video, noi registriamo tutte le etichettature, ovviamente leggiamo il codice articolo, cioè il codice dell'RFID, e andiamo a stampare in automatico le etichette che vengono apposte sul pezzo, sempre per evitare errori o ridigitature o comunque tutto il tempo che non è valore aggiunto sul pezzo. Anche lì dopo ci sono altre cose, registriamo la fine lavoro, registriamo in automatico, scarichiamo tutti i materiali da distinta, quindi tutto questo flusso, quindi tutta la nostra produzione è gestita in tempo reale e senza in modo completamente automatico, senza che nessun operatore debba mai digitare niente o ridigitare. Un'altra cosa che possiamo fare, visto che su tutti i pezzi è presente questo RFID, in fase di preparazione dell'ordine, una volta completata la palettizzazione dell'ordine, passiamo attraverso un gate e registriamo tutti i pezzi inseriti in questo collo, in questo pallet, lo confrontiamo con l'ordine cliente, se c'è pertinenza, se tutto corrisponde andiamo bene, se c'è qualche errore andiamo a intervenire o togliendo o aggiungendo i pezzi mancanti. Anche qui in automatico stampiamo poi packing list, bolle, fatture, tutto in automatico, senza mai che nessuno debba ridigitare niente. Dico questo perché per noi il primo principio era intanto eliminare l'errore umano. Di qui, oltre ad aver raccolto, noi raccogliamo circa 1 milione di dati attualmente dalla produzione. E come vi ho detto prima, ogni pezzo con la sua codifica, con tutti i suoi dati, con tutto il suo storico, con tutto... Oltre ai dati che ricaviamo direttamente, ho anche tutti i dati correlati, quindi l'ora di inizio, il primo pezzo che passa e che ora, il tempo che passa dall'inizio del lavoro al primo pezzo, quello è il tempo di attrezzaggio. Il tempo che passa dall'uscita di un pezzo e l'entrata del successivo, quello è un tempo di attrezzaggio. Il tempo che passa dalla fine di una fase all'inizio dell'altra è un tempo di sosta di materiali, che è uno delle guerre più aperte che abbiamo. Noi arriviamo a produrre una porta in 12 minuti di tempo effettivo macchina, ma poi magari il pezzo ci mette 2 settimane a percorrere la produzione, quindi non devo tanto intervenire sul tempo di processo, ma devo intervenire sul tempo di sosta. Faccio solo degli esempi per dirvi che se voglio migliorare un processo devo avere dati. Più dati ho, più li analizzo e più riesco a risolvere il problema. Nessun miglioramento avviene senza un dato, senza una misura. Insisto su questo perché, come dicevo, qui abbiamo un'infinità di dati registrati e dati correlati che riusciamo a registrare. Beh, il problema più grosso che abbiamo è che oggi registriamo molti più dati di quelli che riusciamo ad elaborare. Ed ecco perché oggi, quest'anno, abbiamo cominciato ad approcciare il mondo dell'intelligenza artificiale, perché correlare 1 milione di dati con tutti i dati gestionali, con delle situazioni alla ricerca di un miglioramento del processo, vi faccio solo un esempio, torno indietro, noi registriamo anche quanti pezzi scartiamo. Di quel pezzo io riesco a ricostruire cos'è successo in tutto, di quel singolo pezzo,
quando è stato prodotto, con che pressione, con che temperatura, che condizioni. Quindi oggi non ci arriviamo, cioè riusciamo a farlo in maniera complessa, ma l'intelligenza artificiale mi può permettere di dire ok, ricostruisco tutte le condizioni e vado a capire perché quel pezzo è uscito difettoso, cercando di eliminare la componente umana. Quello è il primo fattore che stiamo facendo, non perché non ce l'abbiamo con gli operatori, ma gli operatori ovviamente devono fare, concentrarsi sulla parte di check e non sul do. Il do dobbiamo lasciarlo alle macchine, il check lo fa l'operatore. Se togliamo il fattore umano, consolidiamo il processo, anche se produco 50.000 pezzi uno diverso dall'altro, riesco a essere efficace nel processo. Ci serve l'intelligenza artificiale, come ho detto. Il mio esempio possa essere un po' di aiuto a tutti, ma se non cominciamo a registrare i dati in modo ordinato, metodico, preciso e a costo zero, perché ricordiamoci che i dati costano, registrare i costi è importante anche tenere sotto controllo, ma non saremo mai pronti a affrontare la sfida dell'intelligenza artificiale. Un'altra cosa che vi ho detto prima è il pezzo che trasferisce l'informazione alla macchina. Cosa è importante di questo? L'intelligenza artificiale ci può restituire un sacco di soluzioni, ma devo trovare anche il modo di restituirle al processo. Devo trovare il modo perché questo sia molto automatizzato, molto veloce, quindi tutte le automazioni che riusciamo a fare a livello di trasferimento dati dal processo al sistema e viceversa, maggiore sarà l'efficienza del nostro processo. Ed noi sappiamo che efficienza vuol dire competitività aziendale. Ho ancora tempo? No, però va bene. Brava, la sfida di cioè, l'errore è chiedermelo, capito? Non mi ha chiesto. No, adesso così cattiva, no. Intanto grazie moltissimo. Manuel, poi abbiamo il secondo round di domande e poi abbiamo un Q&A. Ecco, questo ve lo anticipo perché non l'ho detto in apertura. Al termine della tavola rotonda abbiamo una decina di minuti, un quarto d'ora per raccogliere qualche domanda. Quindi chi vuole ovviamente comincia a pensare alla domanda e poi alzi una mano che le avremo un gelato e vi daremo la possibilità di farla. A questo punto chiedo a Cristina Corradini, che è amministratore delegato di Marmi Corradini Group di Cavaglion Veronese, di illustrarci un po'. Abbiamo un tuo video prima, adesso parte, scusate, abbiamo tempi tecnici. Over 50 years of tradition in Verona's stone district are proof of our passion for natural stone. Corradini Group is a dynamic company and a reliable partner that exports made in Italy excellence to the entire world. Selecting and processing high quality materials to satisfy the technical specifications and aesthetic requests of those who choose natural stone. Thank you.
Boradini Group is certified sustainable company. We have the well-being of future generations at heart, which is why the growth of our company is closely tied to sustainability. Boradini Group, your partner in natural stone. Buonasera a tutti. Come avete visto, Marmi Corradini è un'azienda che opera nel settore della pietra naturale. La nostra è un'azienda familiare di produzione che opera da più di 50 anni nel settore lapidio veronese. E cosa facciamo? Importiamo blocchi di pietra naturale da diverse parti del mondo e li trasformiamo direttamente e completamente all'interno dei nostri stabilimenti per ottenere semilavorati o prodotti finiti come pavimentazioni, rivestimenti, piani cucina e così via. Prima di parlare della digitalizzazione faccio un passo indietro perché ritengo che sostenibilità e digitalizzazione siano due temi molto connessi tra di loro. Noi nel 2021 abbiamo ottenuto la certificazione di impresa sostenibile e siamo stati la prima impresa lapidia nel territorio italiano. Questo per noi ha significato non un punto di arrivo ma bensì un punto di partenza. La sostenibilità è un tema che è sempre al centro nella definizione delle nostre politiche di sviluppo aziendale e ogni anno definiamo degli obiettivi che da raggiungere che rientrano nelle tre aree della governance del sociale e ambientale. Grazie alla 4.0, lo dico così proprio spudoratamente, negli ultimi 4 anni abbiamo cambiato circa l'80% dei nostri macchinari. E questo ci ha permesso di avere tecnologie molto più performanti, quindi poter migliorare la nostra produttività, migliorare la qualità del prodotto, migliorare anche le condizioni di lavoro di quelli che sono i nostri collaboratori. Con la 4.0, questa interconnessione tra amministrazione e produzione, abbiamo visto che avevamo una grande quantità di dati a disposizione che però venivano, come dire, valutati solo in parte. Dati che riguardavano soprattutto la gestione delle commesse. Negli ultimi 18 mesi per noi è stato estremamente importante andare un po' oltre i dati disponibili e un po' oltre, approfondire un po' di più l'analisi, soprattutto per il forte aumento dei costi delle materie prime e dell'energia elettrica. Noi siamo un'azienda energivora, quindi per noi l'aumento dei costi dell'energia elettrica è stato un tema particolarmente forte nell'ultimo anno, direi. E per questa ragione abbiamo adottato una soluzione IoT che ci ha consentito di interloquire di più con i nostri macchinari, quindi cercare di ottenere maggiori informazioni e tutti i dati che vengono raccolti real time da ogni macchinario vengono poi elaborati e vengono emessi dei report a disposizione della direzione. Adesso noi ci siamo organizzati per riceverli ogni lunedì e questo cosa ci ha consentito di fare? Noi riusciamo ad avere per ogni metro quadrato prodotto, per ogni centro di costo, tutta una serie di informazioni che vanno dalla la quantità prodotta, la misura del prodotto, l'energia che viene consumata, l'acqua che viene consumata, il tempo macchina, costo della manodopera, i fermi macchina, quindi tutta una serie di dati per noi estremamente importanti per riuscire a determinare in maniera precisa il costo di produzione per ogni macchinario, per ogni centro di costo. E questo ci ha consentito che cosa? Innanzitutto di riuscire ad intervenire in maniera più tempestiva sui prezzi di vendita, perché purtroppo precedentemente i tempi di analisi erano molto lunghi e quindi non riuscivamo ad essere così veloci nel riadattare i nostri listini nella misura in cui naturalmente era
è possibile farlo, a quelli che sono gli andamenti di mercato. E poi però ci ha evidenziato anche tutta una serie di criticità su alcuni macchinari. Ci ha permesso ad esempio di migliorare la gestione delle manutenzioni. Prima si parlava di manutenzione predittiva, riusciamo a gestire un po' meglio quelli che sono i tempi di fermi macchina e quindi ridurre anche i costi connessi al fermo macchina. Altra cosa, ad esempio, sul consumo dell'energia elettrica, riusciamo a gestire un po' meglio l'uso dell'energia elettrica, soprattutto perché allora, noi abbiamo tutta una serie di prodotti a catalogo, però lavoriamo a pietra naturale, quindi ogni prodotto può essere fatto in tantissime tipologie di pietra e riuscire a sapere il costo e l'assorbimento di energia elettrica che un macchinario ha a seconda del tipo di pietra che lavoriamo per noi è estremamente importante e quindi questo ci consente anche di organizzarsi, magari un esempio banale, tagliare un blocco che sappiamo che richiede un certo consumo di energia elettrica, magari lo tagliamo in quelle fasce orarie che dove il costo dell'energia è inferiore. Quindi tutta una serie di dati che ci consentono di avere un controllo più veloce dei costi di produzione, ma anche più preciso. Devo dire che, ecco, vorrei sottolineare una cosa, noi non siamo assolutamente esperti di intelligenza artificiale o di digitalizzazione. Per fare tutto questo ci siamo affidati ad una società esterna. E la cosa che per me è stata difficile all'inizio e credo che sia un po' la difficoltà che hanno un po' tutte le piccole e medie imprese è pensare, cioè io pensavo che l'intelligenza artificiale fosse una cosa veramente non applicabile a una PMI. E invece nel momento in cui si parla con gli esperti, si identificano quegli gli obiettivi da raggiungere, ma soprattutto si cerca di scegliere soluzioni facili. Dico facili perché? Perché nel nostro caso parte tutto dall'operatore che c'è la macchina. Noi abbiamo personale che è 30 anni che lavora con noi e siamo un'azienda con un forte carattere artigianale e quindi pensare che l'operatore di una certa età si metta ad avere uno schermo davanti particolarmente complicato significa fallire già all'inizio. Quindi abbiamo cercato delle soluzioni semplici, però che ci consentissero di raggiungere quello che era il nostro obiettivo. E devo dire che come primo step ci siamo riusciti. Grazie, grazie Cristina. Su almeno tre punti nelle riflessioni che abbiamo fatto in questi anni, anche la Nitec Assinform, sicuramente persone, consulenza e la curiosità, anche un po' di spavento sull'intelligenza artificiale da piccole piccole, è anche l'obiettivo per cui è nato questo roadshow, no? Per toccare un po' di questi temi. Io a questo punto chiederei, in ordine sempre rigorosamente alfabetico, a Federico Furlani, amministratore delegato di Simiam, di intervenire. Solo abbiamo, credo, il video esatto. Lo faccio partire dopo. Ok, prima le slide, quindi, va bene. Ok, a te Federico. Grazie mille. Grazie a tutti dell'invito. Noi giochiamo in casa, quindi è un piacere essere qui con tanti ospiti. La nostra azienda ha festeggiato 60 anni 3 giorni fa, il 4 febbraio. Grazie Marco. È un'azienda familiare che si chiama Simem, il cui nome significa Società Italiana Macchine Edili Minerbe. Minerbe è un paesino nella remota provincia, nella bassa veronese, come si dice. E noi da 60 anni facciamo macchinari appunto per le costruzioni. Il messaggio che voglio lanciarvi è quanto rivoluzionario sia anche nel settore delle costruzioni, che tipicamente è un settore, se vogliamo, poco artificiale, poco intelligente, se mi passate il termine, quanto sia rivoluzionaria la fase che stiamo vivendo. E
quindi parlerò poco della nostra azienda, se non per dirvi che esportavamo fino all'anno scorso il 95% delle nostre attività in tutto il mondo, quest'anno le esportazioni sono scese all'80%, perché fortunatamente stiamo riprendendo a lavorare un po' con il PNRR, le grandi opere attualmente in fase di sviluppo in Italia, e siamo presenti con nostre aziende in India, anche con la produzione, stiamo chiudendo per ovvi motivi la nostra filiale in Russia, siamo in Germania, negli Stati Uniti e in Canada. Vi dicevo, il primo prodotto da cui siamo partiti erano le betoniere, appunto 60 anni fa, e il nostro diciamo prodotto di riferimento è il calcestruzzo. Per farla corta, il salto da 60 anni ad oggi è la nostra principale penultima referenza, che è l'opera più grande nella storia dell'uomo, che è il raddoppio del canale di Panama, dove abbiamo fornito tutti gli impianti sia sul lato Atlantico che sul Pacifico per la produzione del calcestruzzo. Questo accadeva qualche anno fa ed insieme agli impianti abbiamo fornito anche un contratto di teleassistenza, grazie al quale abbiamo teleassistito gli operatori per garantire la continuità della produzione per 5 anni, 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, in un contesto che da tutti i punti di vista, ambientale, sociale, faunistico e tutto quello che potete immaginarvi, è assolutamente complesso. Grazie appunto allo sviluppo di IoT e sensoristica, automazione, siamo riusciti a monitorare il funzionamento degli impianti e a sviluppare la manutenzione preventiva, quindi con un'analisi predittiva dei dati, in un'epoca, questo accadeva appunto quasi 10-12 anni fa, 13 ormai, sviluppando internamente una serie di tecnologie. Vi dicevo, è in corso una rivoluzione perché, come giustamente il dottor Saracco evidenziava prima, ARUP, che penso sia una delle società più illuminate nel mondo della progettazione delle costruzioni, in particolar modo degli edifici, tutto quel mondo sta spingendo sempre di più su quello che si chiama BIM, ovvero la progettazione multidimensionale degli edifici. Quindi oggi chi progetta qualsiasi edificio, qualsiasi opera, non progetta più solo le tre dimensioni geometriche dell'edificio, ma deve progettare anche la quarta dimensione, che è il tempo durante il quale questo edificio si realizza, la quinta dimensione, che è l'elemento economico, quindi tutta la distinta base delle risorse che servono per realizzare quell'opera, la sesta dimensione, che è la sua vita utile, la gestione di quest'opera nel corso della sua vita, fino alla settima dimensione, che è la sua dismissione, quindi progettare anzitempo cosa ne sarà nel momento in cui verrà rivampata o dismessa o demolita. Grazie a tutte queste informazioni, tutto il mondo che ci riguarda, e quindi dei macchinari per l'industria delle costruzioni, sta sfruttando il tema proprio del gemello digitale, quindi possiamo progettare anticipatamente in maniera virtuale tutti i sistemi di costruzione necessari a realizzare un'opera. E come vedete, in questo caso si tratta di della costruzione di una diga per una centrale idroelettrica che abbiamo immaginato per filo e per segno nel suo sviluppo, nella sua orditura, per garantire che l'opera si realizzasse esattamente nei tempi e nei modi previsti dal progetto originario. In tutto questo c'è un grandissimo plus informativo, perché giustamente, riprendendo sempre una bella espressione del dottor Saracco, qui passiamo dagli atomi di calcestruzzo, delle materie che compongono il calcestruzzo, ai dati sia in maniera virtuale che in maniera consuntiva, al punto che
per i prossimi secoli, ogni qualvolta si verificherà o si rileverà una fessurazione per qualsiasi motivo nel calcestruzzo di quella diga, potremo risalire esattamente alle origini di quel problema e capire se è un problema episodico e quindi semplicemente stuccarlo, oppure epidemico e quindi far migrare tutte le persone che vivono a valle di quella diga. E questo oggi è applicabile a qualsiasi tipo di edificio e quindi sta rivoluzionando il mondo delle costruzioni. Ho immaginato un futuro ancora più avanzato, portando alle estreme conseguenze l'automazione e l'intelligenza artificiale nel mondo delle costruzioni, che ho sintetizzato in un breve cartone animato che adesso vi proponiamo. Once upon a time, in the middle of the 2050s, along the Oslo Fjord, there was a large community of digital equipment for constructions. Among the many machines, a young truck mixer named TM63X, nicknamed Betty, was living there. Betty was a fully digital-born machine, equipped with the latest state-of-the-art setup for any task. Its life was very happy, since it was surrounded with many good friends. Most of the other truck mixers in the fleet were young, and all of them self-driving and fully digitalized. All of them were driving continuously between a network of batching stations, where they could meet many interesting vehicles, such as strong wheel loaders and big aggregate trucks. The scheduling centers were also very good and patient, providing each machine with a lot of instructions and detailed suggestions to plan the logistics according to the weather and the traffic, making life easy. One day, Betty was loading at one peripheral batching station with a complicated formula and dispatched to the site according to the detailed schedule for its shift. It was a special duty within the project for the construction of a large spherical water reservoir. The structure was designed with 10,000 cubic meters of lightweight self-compacting concrete to be placed continuously. When approaching the pump and the drone, which were completing the placement of the previous truck mixer, Betty's control system received suddenly an emergency stop through the connection of an old iPhone 25. Surprisingly, there was a human being on the job site interfering through his smartphone with the ongoing pouring sequence because he was concerned about this lump of the concrete carried by Betty. Old man moved on his drone nearby Betty's wheels, disactivated the self-driving mode with its phone. Then he flied on top of the drum where the slump detecting sensors were installed. Smoothly, he removed a green leaf which was mysteriously covering the entire surface of the sensor. Suddenly, a list of alarms started warning the whole system, from Betty's board to the batching station, up to the scheduler and the engineering firm. Now the whole system was detecting a much drier concrete than the specifications, as the old human concrete expert had suspected. The next day, a general summit of the construction digital equipment community was called in Oslo. The main community control system, in agreement with the scheduler, proposed to cut all the trees which were planted in the surrounding of all the batching stations of the city.
the only representative of human intelligence attending the summit by law, raised his veto and locked the meeting. He requested a revision of the artificial intelligence routines to refine the codes for the respect and the preservation of natural resources, even when interfering with the community's scheduled activities. Since that time, concrete is considered one of the most sustainable materials in the world. Questo l'avevamo fatto qualche anno fa, però è assolutamente d'attualità, visti i temi anche relativi alla, diciamo, al rapporto uomo-macchine, alla responsabilità ambientale, sociale, eccetera, che dobbiamo avere. Ovviamente stiamo guardando al futuro. Stiamo guardando al futuro e anche su progetti affascinanti, per esempio la costruzione, la produzione di calcestruzzo in assenza di gravità, che prima o poi di questo passo sarà necessaria. Mentre sul fronte della digitalizzazione abbiamo, diciamo, gemmato una startup innovativa in materia di digitalizzazione e stiamo sviluppando una piattaforma digitale proprio per sfruttare i dati che il cantiere genera comparandoli al BIM per aiutare i progetti di costruzione a realizzarsi nei tempi e nei budget previsti. Perfetto. Grazie. Grazie, grazie mille Federico. Il tema uomo-macchina è anche uno dei talks che faremo nei prossimi tempi in Anitec Assing Forum. Andrea Guderzo, socio amministratore di Volteco Spa, a te Andrea. Buongiorno a tutti, buonasera. Io sono Giulio Bernardi, in una presentazione di video, quindi cercherò di essere un po' più tecnico sotto le slide. Oggi vi presento l'azienda. Intanto Volteco è un'azienda che si occupa di produzione di prodotti per l'edilizia destinati al recupero e restauro, ma in particolar modo, diciamo, l'area su cui è più specializzata è l'impermeabilizzazione sotto quota. E oggi quello che vi vado a presentare è un prodotto che è stato concepito dall'azienda per, diciamo, rinfrescare con una novità importante l'area dove ha maggiore specializzazione, ovvero l'impermeabilizzazione sotto quota. Il prodotto in questione è Anfibia, chiamato Anfibia, che è una membrana multistrato idroreattiva, autoagganciante, autoriparante, autosigillante per applicazioni di progetto composta da gomma EPDM e polimeri idrofili. Scusate, sembravo il baffo da crema quando dicevo tutte queste cose. In sostanza, questo prodotto è stato creato con degli obiettivi precisi per migliore applicabilità in cantiere, trasportabilità più facile, eliminare le problematiche di deperimento di prodotto, che in questi casi sono molto frequenti per queste tipologie di prodotti. 10 anni di ricerca e sviluppo, tantissimi fallimenti, fino a che non si è arrivato con un piccolo impianto pilota a riuscire a produrre questo nuovo prodotto, che ne ha scaturito poi un impianto produttivo che consiste in 3 linee di dosaggio, dove in sostanza ci vanno a estrudere 3 tipologie di materiali diversi su uno spessore complessivo di 1,3 mm. E la complessità, diciamo, di questa tipologia di estrusione rende, diciamo, il processo produttivo molto complesso. Vi do un po' la panoramica in cui si è iniziato, diciamo, viste le situazioni, ci hanno spinto a ragionare sul tema dell'intelligenza artificiale.
Le caratteristiche di questo prodotto, che è composto appunto da tanti polimeri idroreattivi, da gomme, insomma materiali che si comportano in maniera non facile da gestire, il processo di estrusione di materiali diversi, che comporta anch'esso delle variabili di processo difficili da controllare, hanno, diciamo, dato, ci hanno messo nella condizione di partire molto male. Nel senso che quando abbiamo iniziato finalmente a produrre questo nuovo prodotto, iniziavamo con campagne produttive che generavano un bel 50% di scarto di produzione. Quindi, diciamo, situazione di partenza del tutto non ottimale. E c'erano un sacco di variabili che noi pian piano scoprivamo man mano che andavamo avanti. Quindi, come si suol dire, imparavamo sbattendo il naso di volta in volta. E quindi la domanda, ovviamente, che ci siamo posti immediatamente, onde evitare di diventare poveri nel giro di pochi mesi, come facciamo a governare questo processo che ha variabili di ogni sorte e che scopriamo man mano che andiamo avanti a produrre? E qui è venuto, diciamo, l'idea di dire proviamo con l'intelligenza artificiale. Stiamo parlando già di 3 anni fa, quindi veramente poca conoscenza. E ci siamo partiti da un assunto. Abbiamo detto, bene, noi abbiamo 50% di scarto di produzione. Lo scarto significa che il prodotto aveva delle difettosità in quel 50% scartato. Cerchiamo di individuare in quali condizioni di funzionamento dell'impianto abbiamo la migliore qualità di prodotto. E quindi abbiamo preso in considerazione, adesso qui siamo già praticamente abbiamo detto prendiamo appunto i parametri di funzionamento dell'impianto che sono 320 e sono parametri che ci indicano puramente il funzionamento dell'impianto, pressioni, temperature, velocità, che però non hanno niente a che vedere con la qualità del prodotto. Questi parametri ci dicono se l'impianto sta funzionando bene, quindi se le pressioni sono tra A, se le velocità sono tra A, è tutto a posto, l'impianto sta funzionando bene, ma sulla qualità ovviamente nessuna informazione. E quindi c'era bisogno di trovare delle correlazioni. Allora, cosa abbiamo fatto? Siamo partiti dall'inizio definendo la mappa dei difetti, quindi quali sono le tipologie di difetti che più frequentemente avvenivano all'interno del nostro rotolo. Avete visto, il prodotto è di fatto un rotolo. Questo che vedete qui rappresentato, adesso mi dispiace non poterlo indicare bene, però tra le ascisse e le ordinate è il rotolo. Immaginate di vedere il rotolo disteso. Non so se riuscite a leggere, a fianco c'è scritto tipologia del difetto, buco grande, buco medio, macchia, taglio, e quindi abbiamo mappato tutti i possibili difetti che potevano avvenire. Dopodiché abbiamo preso in considerazione le variabili di processo, quindi siamo andati a identificare tra quei 320 parametri quindi che secondo noi potevano essere i più significativi da monitorare. E vabbè, vi risparmio tutto diciamo la parte un po' più tecnica, che abbiamo messo insieme un sistema di acquisizione dati unico, abbiamo normalizzato i segnali, abbiamo messo dei sistemi di tracking, appunto la creazione di tutte queste dashboard. E da qui cosa abbiamo iniziato a fare? Abbiamo iniziato a fare la ricerca di correlazioni, quindi abbiamo iniziato a studiare l'impianto, condizione di funzionamento dell'impianto e qualità del prodotto. Questo è quello che vi ho detto prima, scusate, la parte dei parametri dell'impianto. E qui abbiamo, vi faccio vedere esattamente che cosa è successo quando abbiamo applicato, diciamo, gli algoritmi di intelligenza artificiale. Qui vedete, abbiamo questo segnale di colore verde che è la pressione di una pompa. Noi abbiamo iniziato a vedere che alle 22:30 ha iniziato a esserci una deriva del segnale, quindi la pressione della pompa ha iniziato a diminuire. Ore 22:30. Cosa è successo? È successo che 2 ore e mezzo dopo, da mezzanotte e mezzo, l'una circa, hanno iniziato a verificarsi i primi problemi: buco medio, taglio, buco medio, buco grande. E quindi, ovviamente, la presenza di difetti. Questa correlazione del dato ci ha permesso di capire
quando alcuni segnali dell'impianto, quindi appunto pressioni, velocità, temperature, iniziavano a variare di stato, queste ci avrebbero condotto a determinate tipologie di errori. E quindi siamo riusciti a correlare variazione del funzionamento dell'impianto, tipologia di errore e anche entro quanto tempo. Questo ovviamente che condizione ci ha messo? Ci ha messo nella condizione di poter capire cosa sta succedendo e poter intervenire prontamente. Quindi gli operatori che conducono l'impianto sanno che a determinati segnali corrisponderanno a determinati errori che ci farebbero buttare via del materiale e quindi correggono immediatamente. Non solo, fortuna ha voluto che nel fare, diciamo, sviluppare una predittività sulla qualità del prodotto, ci siamo portati a casa anche la predittività sulla manutenzione dell'impianto. Nel senso che abbiamo iniziato a notare che determinate derive su determinati componenti dell'impianto, se dopo tot tempo in termini di ore si dava delle difettosità, abbiamo notato che dopo tot giorni arrivava la rottura del componente. E quindi ci siamo messi nella condizione di poter capire, beh, innanzitutto quali erano i componenti che si rompevano più frequentemente e quindi di poter fare un po' di stock, ma di metterci anche nella condizione di poter intervenire prima che l'impianto si fermasse. Immaginerete voi cosa può comportare un impianto di estrusione che si ferma, significa buttare via tanta cosa. Con l'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale ci siamo portati a casa quindi due bei risultati, sia di qualità del prodotto che di manutenzione dell'impianto. E qui quello che vi faccio vedere adesso è la dashboard che usano le persone deputate al controllo dell'impianto, e quelli che vedete qui sono tutti dei modelli di intelligenza artificiale, di machine learning, che sono stati applicati alle determinate parti dell'impianto che abbiamo deciso di controllare. Quindi carica laterale A, dosatori linea B, dosatori linea C, e queste percentuali che vedete ci indicano la percentuale di possibilità di verifica di avvenimento di una deriva di processo. Vedete dosatore linea C 60%, colore rossiccio, abbiamo il 60% di possibilità che avvenga una problematica in quella parte dell'impianto. Quindi attualmente noi siamo nella condizione, grazie diciamo a tutto il lavoro che abbiamo fatto, beh, innanzitutto abbiamo acquisito più consapevolezza del costruttore, perché il costruttore ovviamente ha una sua consapevolezza sul funzionamento dell'impianto, punto e basta, e noi invece abbiamo sviluppato una maggiore consapevolezza del processo, quindi siamo noi nella condizione di chiedere al costruttore quali tipologie di miglioramento fare sull'impianto, e abbiamo anche la manutenzione predittiva, cosa che prima non c'era. Però qui abbiamo esattamente la mappatura di tutto quanto attraverso algoritmi di machine learning parte per parte della macchina. Adesso lo step successivo che stiamo mettendo in piedi è migliorare ulteriormente questi algoritmi di machine learning, cercando di non intervenire subito quando si verificano determinati allarmi, perché i sistemi ovviamente apprendendo continuamente, se noi interveniamo continuamente non li mettiamo nella condizione di imparare. Quindi quello che cerchiamo di fare è che quando si verificano degli allarmi, vedete che qui ci sono dei colori diversi, allora rosso è alzati dalla sedia e vai che sennò sopra tutto, mentre invece quello arancione per esempio è sì, c'è una probabilità, però diciamo l'errore non sarebbe un errore critico. Quindi proviamo a vedere ulteriormente come si comporta quella particolare area dell'impianto, e se eventualmente l'allarme rientra o comunque ci sono dei fattori che non andranno poi a scatenare un problema sull'impianto o una difettosità sulla qualità del prodotto, questi algoritmi ricalcoleranno effettivamente le probabilità. Quindi quel 65 domani potrebbe essere un 45 oppure un 75. Quindi adesso siamo in una fase di ulteriore allenamento dei modelli di intelligenza artificiale per migliorare ancora di più, insomma, l'efficienza dell'impianto. Ecco qui un po' di risultati raggiunti, giusto per non raccontare solo la favoletta. Qui abbiamo da marzo 2022, aprile 2022, progetto ADA, l'abbiamo chiamato, e istantaneamente abbiamo avuto un miglioramento della qualità del 30% a fronte anche di una maggiore produzione di metri quadri. Quindi abbiamo fortunatamente aumentato la produzione per una questione di aumento ordini, e contestualmente abbiamo introdotto gli algoritmi, che prima ovviamente era tutto,
diciamo, simulato, e abbiamo avuto effettivamente una resa generale molto migliore dell'impianto. Questo era appunto quest'estate, dove siamo riusciti a raggiungere una, siamo passati da quel 50% di scarti a un 25% di scarti. Oggi, mentre vi parlo, in queste ultime due settimane che abbiamo fatto degli ulteriori miglioramenti su dei training che abbiamo fatto agli algoritmi di machine learning, stiamo viaggiando a uno scarto che va tra il 12 e l'8%. Ovviamente ho una paura terribile di tornare a casa oggi, perché quando le cose vanno così bene, normalmente qualcosa, forse una ruota la buco in autostrada mentre torno oggi. Comunque, questo risultato raggiunto, ci terrei solo a fare una piccola puntualizzazione, visto il grande hype che c'è adesso sull'intelligenza artificiale, che come al solito si rischia di correre l'errore di pensare allo strumento che noi inseriamo e lui risolve il problema da solo, come al solito. E anche se parliamo di intelligenza artificiale, lo strumento fine a se stesso non serve a nulla se non c'è la competenza delle persone nelle vostre aziende. Quindi attenzione che l'intelligenza artificiale non è volta a levarci dalle scatole un po' di gente, ma anzi obbligherà tutti quanti ad alzare ancora di più il livello i propri collaboratori. Perché se noi siamo riusciti a fare un buon lavoro è perché abbiamo avuto delle persone preparate che sono riuscite a indirizzare giustamente l'attenzione sui punti critici che hanno potuto individuare semplicemente grazie alla loro esperienza. E tutti quanti abbiamo fatto un saltino in più. Grazie. Grazie Andrea. Ok, su questo tema delle persone dedicheremo il prossimo roadshow dell'anno prossimo, competenze, che è anche un tema molto caldo per noi in Anitech Customer, su come stiamo lavorando da, diciamo, almeno un anno e mezzo in maniera costante. Proprio sulle competenze digitali, enorme tema. Chiudiamo con Roberto Balmassoi, CEO di Therma Optical. Eccolo laggiù, credo che abbia delle presentazioni. Sì, presentazione per te, Roberto, vai. Grazie, buonasera a tutti, è un onore essere qui davanti a una platea così prestigiosa. Visto anche l'orario, tenterò di essere il più breve possibile. La premessa è che quello che vi racconteremo, l'intelligenza artificiale nella nostra azienda è presente ed è già un elemento determinante della nostra crescita e del nostro successo. Senza quella sicuramente non saremmo arrivati dove siamo adesso e non avremmo l'opportunità di godere degli spazi di esclusive di mercato. Lasciatemi dire che tutto quello che abbiamo fatto è stato fatto in un piccolo paesino di montagna, in un piccolo paesino del Cadore, siamo orgogliosi di questo. Senza nessuna grande università o polo tecnologico vicino, e questo rafforza ancora di più il messaggio che vogliamo portarvi, che se puoi pensarlo, davvero puoi farlo. Il video che vi faccio vedere adesso è un video che è stato realizzato in 3 minuti dai nostri ragazzi, parla una persona che non esiste e legge un testo che non è stato scritto da un uomo. Riuscite a farlo partire? Forse quando ho finito sul contatore. Ok. Non riesco. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo una presentazione molto speciale per voi. Siamo molto entusiasti di presentarvi la nostra nuova app OSX Custom, che vi permetterà di creare occhiali personalizzati con una sorprendente scansione biometrica del viso. Con OSX Custom potrete godere della comodità di fare acquisti di occhiali dal fit perfetto. Attraverso lo scan del vostro viso, OSX Custom determinerà la misura ideale per il vostro viso. Una volta selezionato il vostro paio di occhiali, potrete scegliere tra più di 600 colori, aste, abbellitori e lenti da sole o da vista. Questo vi assicurerà di ottenere il paio di occhiali perfetto per il vostro viso. Racconta la tua storia e il tuo stile attraverso i tuoi occhiali personalizzati. Ecco, come dicevo, questa persona non esiste, legge un testo che è stato creato con ChatGPT, il video è stato creato in meno di 3 minuti e mezzo, è possibile scegliere l'avatar, la lingua, il tono di voce, adattare l'avatar ai mercati di riferimento. Dunque,
qualche anno fa, ma forse fino a qualche mese fa, un lavoro del genere, sappiamo nelle nostre aziende i costi e i tempi che avrebbe potuto richiedere. L'app che presenta questo avatar è un'app che abbiamo creato tutta internamente i nostri ragazzi, velocissimamente scansiona, parliamo di secondi, il viso di ognuno di noi, dei clienti, 26 milioni di punti. A quel punto, poi vedremo un attimino più nel dettaglio, il cliente sceglie la montatura, un algoritmo sempre di prodotto da noi fa sì che la montatura si adatti al viso del cliente, può scegliere attraverso centinaia di colori, diverse finiture, sia del frontale che delle aste, diverse lenti da sole e solo dopo viene messo in produzione. Questo ha generato nella nostra azienda un'opportunità di vendita di oltre 600 milioni di SKU, quando prima di questo eravamo a meno del 5% di questa cifra e che dovevano essere in magazzino. Con questo sistema invece non sono a magazzino perché vengono prodotte on demand dopo che sono state vendute. L'intelligenza artificiale in tema, a cosa l'abbiamo messa al servizio? Perché ricordiamoci che è sempre lei al servizio nostro. Al servizio della gestione, ad esempio, poi sarebbero molti di più gli ambiti, ma mi limito a quelli più efficaci, diciamo, dove abbiamo avuto più successo, attraverso un modulo predittivo dei riordini della gestione del magazzino. I dati non vengono più analizzati dalle persone, ma vengono analizzati da questo algoritmo che ci dice, in base a una serie di variabili che abbiamo inserito noi, quanto e come ordinare. E parlando di magazzini, insomma, di milioni di euro, sicuramente fa la differenza, soprattutto in termini di longevità commerciale di un prodotto. Al servizio della produzione, perché con l'app che abbiamo creato, crea occhiali che sono virtuali, dunque sono dei bit, bisogna portarli in materia. Ma questi occhiali sono fatti sul viso di ognuno di noi, con variazioni millimetriche, perché di questo parliamo, per quanto riguarda la calzata del naso, piuttosto che la misura tempiale. Sarebbe stato impossibile pensare di generare file CAD-CAM per la produzione per ognuno di questi modelli. Ecco che anche qui una rivoluzione, perché per noi, o perlomeno nel nostro settore, si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana. Il fatto di poter andare in macchina CNC con un file che è stato prodotto da un'intelligenza artificiale ci permette di offrire al mercato qualcosa che prima sarebbe stato semplicemente impossibile da offrire. In vendita, attraverso l'app che avete visto, ci permette di poter proporre un prodotto comune che con gioia vedo molti di voi portano ancora, insomma. Ma di farlo in maniera diversa, dunque anche qui con un cambio di paradigma importantissimo, anche per noi che ha un aspetto quasi filosofico, non è più il viso del cliente che si deve adattare al prodotto che trova in negozio, ma è il prodotto che non trova in negozio che si adatta al viso del cliente. La crescita con l'intelligenza artificiale, noi ci lavoriamo a questi progetti da quasi una decina d'anni, è stata poi esponenziale. Inserire l'intelligenza artificiale nella nostra azienda ha richiesto impegno lungo e continuo, soprattutto in alcune aree, nel processo formativo del management, perché bisogna che la gente sia preparata a sfruttare al massimo gli strumenti che li mettiamo a disposizione, la crescita del personale interno per lo stesso motivo, la ricerca del personale esperto capace di gestire e scegliere le opportunità migliori che queste tecnologie ti danno e naturalmente le tempistiche del progetto e le risorse da allocare, perché molto spesso si tratta di investimenti importanti che però devono essere quantificati in relazione alla crescita che possono dare all'azienda. Questo, come dicevo, per esempio, ha portato l'AI un modo diverso di fare produzione, mentre prima noi disegnavamo, producevamo e vendavamo l'occhiale, che è un po' come fanno tutti nel nostro settore, non solo. L'applicazione di questa tecnologia ci ha permesso di invertire il paradigma e attenzione, questa è una rivoluzione quasi come l'invenzione della stampa a caratteri mobili, perché ci permette di annullare il magazzino moltiplicando le SKU dell'offerta di prodotto, il che significa per noi, devo dire, una vera e propria
rivoluzione che ci permette di guardare al mercato con occhi diversi e poterci anche proporre con occhi diversi. Abbiamo creato poi un'app quando abbiamo preso coscienza di tutti questi strumenti che avevamo nella produzione. Abbiamo creato app e altri sistemi più semplici che però non ho voluto mostrarvi qui. Questo è un'app che peraltro è già esistente e che sfruttiamo nei nostri mercati principali, tema 3 stabilimenti di produzione in Cina, in Italia e negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il 95% del fatturato, del revenue che generiamo lì, è fatto da prodotti on demand, dunque vengono prodotti dopo che sono stati venduti. Uno dei motivi per i quali Tema è l'unica azienda del settore ad avere un rating ESG altissimo, perché per noi la sostenibilità, forse perché siamo anche montanari, insomma, per noi è un motivo d'orgoglio, ha un valore, le risorse hanno un valore importante, perché non siamo mai stati abituati ad averne troppe. L'app che abbiamo creato, dico abbiamo perché tutte le tecnologie che vedete sono state create internamente, peraltro permettetemi un piccolo motivo d'orgoglio da due dei miei ragazzi che sono qui e che mi hanno accompagnato e che hanno reso possibile una visione che altrimenti sarebbe rimasta tale. Dunque vorrei fare un piccolo applauso se permettete. Perché... sono riusciti ad improvvisare, adattarsi, raggiungere uno scopo che era facile, o forse neanche tanto, comunque molto più facile da immaginare che da realizzare. L'app che hanno creato, peraltro velocissima, è già downloadabile nell'App Store, permette attraverso una serie di azioni che non sono semplicissime da spiegare, ma sostanzialmente fa quello che vi dicevo, scansiona il viso e attraverso la scelta virtuale di una montatura fa il modo di poter adattare al viso e procedere a un ordine diretto che a quel punto viene passato in produzione in maniera completamente automatica, cioè esente da intervento umano, ok? E viene prodotta. Da lì viene finita, confezionata e spedita per il momento all'ottico. Tutte queste tecnologie per ora hanno una destinazione B2B. Non vogliamo neanche immaginare cosa potrebbe succedere se con le evoluzioni di queste tecnologie, perché quello che voi vedete oggi è quello che esiste. Tema sta lavorando alle evoluzioni di queste tecnologie che potrebbero essere formidabili, anzi sono certo che lo saranno. Una piccola idea che volevamo darvi di quello che per noi rappresenta in maniera concreta, dunque che già viene utilizzata, e gli sviluppi che può dare, gli aiuti che può dare a tutte le nostre aziende, è quello che vi ho fatto vedere. In buona sostanza crediamo che l'intelligenza artificiale possa offrire opportunità senza precedenti e, come avete visto, in modo concreto, per trasformare il modo in cui lavoriamo ed il modo in cui viviamo. La sfida vera non è solo l'uso che ne facciamo oggi, ma le infinite opportunità che si apriranno domani, perché siamo convinti che in maniera più o meno pesante possano essere applicate a 360 gradi, come abbiamo visto nella gestione di un'azienda, e secondo le nostre stime, che sono insomma di un'aziendina piccola che fa il possibile per migliorarsi ogni giorno, crediamo che siamo allo 0, delle opportunità che ci potranno essere nel futuro. E l'invito è di coglierle e di fare squadra e rete per poterle condividere e capire come applicare al meglio all'interno delle nostre società. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Avevamo in mente di fare anche un secondo giro, ma a questo punto, visto che siamo leggermente lunghi, direi solo in un bit. Un claim, o meglio una parola, se quello che vi aspettate, qual è la vostra priorità per il futuro su intelligenza artificiale? Cosa vi serve? Cominciamo in ordine, vai, andiamo così. Allora, però qual è la una priorità sull'intelligenza artificiale per il vostro futuro? Proprio in una parola proprio. Ma noi l'ottimizzazione dei processi. Noi la parte fondamentale non è tanto il prodotto, ma il processo, quindi abbiamo bisogno che ci aiuti a semplificare e a ottimizzare il processo. Avanti. Sì, siamo in ordine così, adesso, carrellata.
cosa vi serve? Secondo noi, sto vedendo in questi giorni focalisse del terremoto, e quando riconosco l'isolai nel caso studio che c'è sopra le persone, la mancanza di qualità e di intelligenza non solo artificiale ma anche umana. No, ok, ne avete sentito? No? Credo che l'uso intelligente della rivoluzione digitale sia di garantirci che non accadano più cose del genere, perché lo stesso terremoto in California piuttosto che in Giappone non avrebbe causato, se non forse una decina di morti per un infarto dello spavento. E adesso sento un dibattito anche sul nostro paese, dove stiamo realizzando opere strutturali importantissime, dove è fondamentale farci aiutare dall'intelligenza artificiale per farle bene e poi per monitorarle per la vita dei nostri figli, nipoti, pronipoti e quant'altro. Ma allora, sicuramente riuscire a integrare la digitalizzazione anche in quei settori, per quei macchinari che ora non sono 4.0, ma comunque con le nuove tecnologie, e riuscire ad applicarla anche ad altri settori, come ad esempio quello commerciale, che per noi è un po' più difficile avendo prodotti uno diverso dall'altro, però è una sfida anche questa. Andrea. Per noi significa creare nuovo vantaggio competitivo e più duraturo nel tempo. Roberto. Come avete visto, impatterà su tutti gli ambiti. Per noi in quello gestionale, in quello produttivo, in quello commerciale, non ci sarà un ambiente aziendale che non sarà toccato da questa rivoluzione. Grazie, grazie a voi per la ricchissima tavola rotonda, devo dire. Andiamo a chiudere questa giornata, vi faccio accomodare, vi ringrazio moltissimo per essere stati così generosi anche nel condividere, quindi e siamo stati anche nei tempi, quindi devo dire bravissimi. Chiedo a questo punto al mio presidente, Marco Gai, presidente di Anitech Assinform, ora ti rimettiamo. Va bene, gelato? No, ti diamo quest'altro. Facciamo un mail. Ok. A te, Marco, per le conclusioni. Grazie, grazie mille. Beh, inizio a ringraziare perché credo che l'importanza di questa giornata sia centrale. Tante colleghe, tanti colleghi, però fatemi ringraziare gli amici presidenti. Giovanni, chiaramente mio amico Enrico, Raffaele, Paolo, che ha fatto un lavorone a cui io riconosco insomma di aver fatto tantissimo, tantissimo con noi, perché credo che il fatto di essere tutti insieme sia un po' il significato con cui abbiamo voluto intraprendere questo percorso di Anitech Assinform, non fare le cose da soli ma cercare di metterle un pochettino a sistema, perché tutti quanti abbiamo l'esperienza, lo dicevamo già prima, che ogni territoriale, ogni regionale, ogni associazione di categoria porta avanti questi incontri perché sono importanti. Abbiamo visto delle cose meravigliose, io ringrazio i relatori perché insomma è un motivo in più per insistere giorno per giorno sul fatto di chissà come mai insistiamo tanto sul 4.0 e sul 5.0, non lo so, e mi viene da sorridere perché grazie a quell'esperienza con cui abbiamo lavorato tutti insieme, con una logica tipo quella di oggi, un pezzo di paese si è trasformato nel 2016. Io mi ricordo, con tanti di voi giravamo l'Italia, andavamo a raccontare il perché era importante l'economia dei dati, il perché si poteva fare analisi di predittiva sulla manutenzione dei macchinari, il perché. Alcuni colleghi ci guardavano in maniera strana, altri evidentemente poi insomma hanno iniziato a usare queste risorse, a usarle in maniera dirimente.
e oggi essere qui tutti insieme a portare delle testimonianze diventa centrale. Sono anche molto contento, e scusate, ne approfitto nella conclusione, che anche con l'amico Viscardi del Digital Innovation Hub sia parte di questo percorso, perché se facciamo le cose insieme, secondo me riusciamo a essere efficaci, dare impatto, e poi riprendendo il principio dell'insistenza che abbiamo messo in campo sul tema del 4.0, e adesso poi vado al tema della giornata cercando di fare una sintesi per quanto possibile, perché sono stati talmente chiari. Fra l'altro apro e chiuso parentesi, è la seconda volta nell'ultimo mese, la prima è stata sulla cyber security, in cui mi trovo un po' da nerd a partecipare a un evento di tecnologia e trovo che sia di una chiarezza e di un impatto che mi fa capire che qualcosa sta cambiando, quindi ne sono assolutamente molto molto contento. In un momento, dicevo, dove, e ringrazio anche Roberto perché la sua spiegazione è stata, seppur ricca di contenuti, assai chiaro, in un momento in cui la trasformazione che stiamo attraversando, che stanno attraversando le nostre aziende, diventa centrale per la nostra capacità di non solo stare sul mercato, ma crescere nel mercato, che poi è quello che ci interessa. La dicotomia che per anni abbiamo vissuto fra produzione e servizi, fra tecnologia e manifattura, fra software e hardware, finalmente credo che ce la stiamo lasciando alle spalle. Forse siamo ancora minoranza, ma quella minoranza insomma, che lavora tutti i giorni e che porta a casa un sacco di risultati, e in cui il binomio indissolubile prodotto-servizio inizia a diventare valore aggiunto sulle nostre produzioni, inizia a diventare presenza solida nelle filiere nazionali e internazionali, competitività, la famosa produttività, che in questo paese non cresce come negli altri paesi, ma diciamo pure che non cresce dagli ultimi 20 anni a questa parte, dove peraltro 20 anni fa i paesi che hanno iniziato a crescere produttività in maniera significativa sono quelli che hanno investito in innovazione, in tecnologia. Chiaramente però, scusatemi se sono un po' campanilista in questo, non è che si può sempre chiedere a noi imprenditori di fare la nostra parte e poi guardarci e dirci perché gli altri l'hanno fatto e voi no. Perché in realtà gli altri paesi hanno avuto una politica industriale chiara che ha messo al centro l'industria, la manifattura, i servizi, la tecnologia, e insieme hanno costruito un impianto, penso alla Germania con gli ITS, e con la capacità di guardare al futuro tecnologicamente parlando, o alla Francia o ai Nordics che hanno fatto tantissimo, è stata una direzione intrapresa negli anni. Quindi loro non si sono trovati, diciamo così, a competere meglio perché l'hanno deciso da un giorno all'altro, ma hanno fatto un percorso. Quindi forse questo è il momento di tuffarci in questa data economy che ha alla base quelli che noi definiamo gli abilitatori di trasformazione digitale, che sono la blockchain, che sono il cloud, che sono l'internet delle cose, che sono appunto l'economia dei dati, che è l'intelligenza artificiale. Tutti temi interconnessi che abbiamo sentito raccontare oggi dalle aziende, quindi per una volta non siamo noi a dire esistono, ma le aziende ci dicono le usiamo con efficacia e le usiamo in maniera importante. E mi concentro sull'intelligenza artificiale, una tecnologia che registra quest'anno in Italia, l'anno scorso in Italia, investimenti per 422 milioni di euro, tanti se pensiamo a una tecnologia software che fa un passo dopo l'altro, che cresce a doppia cifra del 22% anno su anno fino al 2025. Quindi, e stiamo parlando del nostro paese a 700 milioni, se, come ci faceva vedere Roberto bene prima, alziamo un po' lo sguardo, parliamo di billions di crescita in giro per il mondo, 15 punto qualcosa billions, se non mi ricordo male, poi mi sgridi poi dopo, però mi sembra una cifra più o meno giusta così. E quindi stiamo parlando di un trend in cui un paese industriale come il nostro non può rimanere indietro, e in cui le piccole e medie imprese, diceva benissimo il presidente Baroni prima, solo il 5.3% delle nostre aziende, dati Istat, quindi sono abbastanza incontrovertibili, inizia ad affacciarsi, usa le tecnologie di intelligenza artificiale. Ma siccome da lì si può estrarre
un'evoluzione straordinaria per le nostre aziende e si può ricucire anche un ruolo, e poi vi condividerò secondo me perché, del nostro paese in un'Europa che diventa un competitor internazionale, diventa interessante, diventa centrale utilizzare questo momento, utilizzare queste tecnologie nel modo che abbiamo sentito oggi. E perché secondo me è straordinario? Perché è vero che c'è un mondo B2C, quindi verso il consumer fuori, ma è altrettanto vero che noi abbiamo una cosa che forse nessun altro paese europeo ha. Siamo un paese business to business, siamo un paese fondato sul fatto che siamo tante aziende competenti, capaci, innovative, che quando hanno le possibilità di mettersi in gioco lo fanno, che quando hanno la possibilità di lavorare insieme lo fanno e quando hanno la possibilità di investire e hanno gli strumenti per investire con più forza lo fanno. Con una differenza straordinaria, che il B2B è poi quello che impatta su tutte le filiere produttive mondiali, quindi noi possiamo essere un laboratorio, un acceleratore incredibile di quello che stiamo vedendo. E in un momento come quello di oggi, assolutamente complesso, perché la cosa importante è che nelle ultime 2 ore e mezza abbiamo cercato di capire come far funzionare le cose nel futuro, e forse per una volta abbiamo abbandonato un pochettino la complessità del momento che sta vivendo la nostra economia, la straordinaria incertezza, ma forse abbiamo letto, o almeno io ci vedo una chiave di lettura. Bisogna accelerare su questi temi perché forse sono quelli che ci permettono di affrontare poi gli imprevisti, le intemperie in maniera più significativa. E oggi l'intelligenza artificiale diventa veramente uno di quei presidi con gli altri trasformatori e abilitatori per iniziare a correre. E a questo si collegano le competenze che saranno oggetto di molti dei roadshow che faremo. E allora bisogna accelerare la trasformazione digitale di questo paese, bisogna continuare, e lo dico a Giovanni, che con tutta la presidenza nazionale è molto, come posso dire, imperativo su questo punto, a investire sul 4.0, iniziare a parlare di 5.0, perché la parte social di quello che facciamo è imprescindibile, dire che l'ESG ha valore e noi ci crediamo, ma non deve essere a discapito dell'economia reale, ma deve essere un percorso da fare insieme. Dire che in questa posizione l'industria italiana, seconda manifattura d'Europa, con una capacità e un'intelligenza straordinaria, e oggi l'abbiamo visto, vuole giocare la sua parte, e in questo richiedere l'attenzione che meritiamo. Io credo che noi imprenditori non vogliamo niente di più, niente di meno, ma quantomeno alla pacca sulla spalla quando le cose vanno bene, anche il fatto di non essere sempre noi a tirare, ma a camminare insieme, credo che sia quello il minimo che possiamo pretendere. Quindi accelerare sulla trasformazione digitale e ripensare, trasformare le filiere, farle diventare più interconnesse, far sì che tutta questa tecnologia, far sì che il dato, far sì che l'utilizzo sano dell'algoritmo e quindi dell'intelligenza artificiale diventi un volano di crescita, e credo che in questo percorso che faremo sarà importante ribadirlo, e il fatto che sia con le piccole e medie imprese secondo me è straordinariamente importante. La terza volta che lo dico, ma perché non solo è una delle componenti principali della nostra Confindustria, ma anche perché è il luogo dove si può veramente fare i primi passi, perché poi diventi una sana abitudine per tutto il sistema. E concludo con due auspici. Il primo è che ChatGPT, l'abbiamo visto, è assolutamente interessante, ma mai dimentichiamoci che lì a fianco c'è l'intelligenza emotiva, perché se l'algoritmo funziona c'è qualcuno che l'algoritmo lo scrive, e questa è una grande responsabilità nel far sì che diventi un acceleratore della nostra industria e non solo un pezzo che possiamo utilizzare. Anche per sfatare quel mito, perché lo dicevo prima a Giovanni, mi ha molto divertito, no? La battuta che ha chiesto all'algoritmo di fare. E comunque tutte e due le battute finiscono con "vinciamo noi", dice l'applicazione. E allora bisogna che l'intelligenza emotiva che ci mettiamo riusciamo a vincere insieme, la collaborazione diventa centrale. E il secondo è che
le aziende come quelle che abbiamo visto oggi e vedremo nelle altre roadshow diventino un po' ambasciatori, quindi insomma vi portate a casa non solo una bella figura ma anche un bel lavoro da fare, perché più ci sarà contaminazione più saremo veloci e quindi la capacità e la visione delle nostre PMI diventano competenza. Noi come categoria che rappresenta l'ICT all'interno di Confindustria, ma devo dire l'80% del mercato, 85% del mercato anche fuori da Confindustria, vogliamo fare la nostra parte e mettere in campo quel coraggio che serve anche per rendere semplice questi strumenti da usare, ma usabili, perché è chiaro, e l'abbiamo visto oggi, quando si parla di futuro in realtà stiamo parlando già di presente e non stiamo parlando di cose moderne ma di cose contemporanee. Quindi con un po' di coraggio lo facciamo diventare realtà e secondo me c'è una bella partita da giocare insieme. Quindi grazie dell'attenzione e buon lavoro.